Benvenuti ragazzi sul canale BG Passione Games, questo martedì caldo a bollore, questa settimana di Ferragosto. Noi siamo sempre presenti, ovviamente con programmazione molto limitata. La settimana prossima torneremo più o meno a regime con un video al giorno e con alcune novità che magari vedrò di dirvele nel weekly di sabato. Allora, dove erano rimasti? Erano rimasti con la nostra squadra che comunque sia non sta andando male, anzi sta andando decisamente bene. Ci abbiamo il big match contro il Fenerbahce, che è l'unica squadra che ci sta praticamente tampinando e segue la nostra striscia positiva. Stiamo andando bene anche in Champion, un po' meno per quanto riguarda invece il discorso degli infortunati. Abbiamo perso Benzema, che più o meno tornerà intorno ad aprile, mentre si avvicina il rientro di Depay. Dobbiamo un attimino decidere che cosa fare per quanto riguarda il buon Benzema, se Karim svincolarlo e quindi recuperare un po' di soldi per quanto riguarda il giocatore, anche se abbiamo fatto un forte investimento nel mercato agostiano, oppure magari ci potrebbe far comodo, come giustamente ha sottolineato Gabriele, che saluto e che ringrazio, nella parte finale della stagione, anche se forse, non lo so, sinceramente, noi se riusciamo ad andare avanti tanto in Champions, mentre l'obiettivo principale è quello almeno vincere il campionato. Salutiamo tutti, come sempre, tutti gli amici che anche con questo caldo riescono a dare un'occhiata alle avventure di Mister Allegria sulla panchina del Galatasaray. Faccio un piccolo riepilogo: Mister Allegria, tecnico italo-americano, che ovviamente ha incominciato la sua carriera a farsi conoscere nel QPR, portando alla prima stagione il QPR in Premier e poi mantenendo la squadra inglese in londinese per due stagioni, a metà classifica più o meno. L'ultima stagione è stata un po' trebolante, però il talento di Mister Allegria, associato anche al talento del figlio Nicolas, che abbiamo seguito in una carriera dedicata, che poi dopo l'abbiamo un attimino lasciato, poi magari alla fine dell'avventura di FC24 vedremo dove si trova il buon Nicolas. Dicevo, è stato premiato perché Galatasaray nella sua rivoluzione di giugno l'ha chiamato alla sua corte e lui ha costruito una squadra mix tra veterani tanti e anche giovani promettenti, e purtroppo però un veterano su cui puntava tanto, cioè Karim Benzema, si è rotto praticamente quasi subito e quindi non sarà più disponibile. Si è rotto subito Depay, Memphis Depay, che però comunque aveva cominciato molto bene la sua avventura, però non ha avuto un problema al ginocchio ma ha un problema al polso e il suo rientro è molto vicino. Detto questo, abbiamo richiamato all'ovile alcuni giocatori che erano in prestito e vediamo un attimino che cosa succederà. Come sempre, questo episodio vedrà di due partite complete, senza tagli, senza trastafarcioni. Il primo è il big match con il Fenerbahce, quindi io direi subito di giocarci la partita. Come dicevo prima, ringraziamo, doveroso ringraziamento a tutti gli amici del canale, a tutta la community che segue anche in questo caldo le avventure del faccione. Ho già salutato Gabriele, saluto anche il nostro amico Corvo Bianco 2022, il trader di Verona, e sicuramente il primo, l'ultimo, che poi sarebbe il primo perché in ordine di importanza, Davidino, che segue anche lui le avventure del faccione su FC24 e poi credo anche su tutte le altre avventure in questa. Quindi Davide, mi raccomando, aspetto da te un commento e preparati, si comincia la partita. Come sempre, relazione prepartita, e qui è molto più importante perché giochiamo contro una corazzata che ha diversi giocatori interessantissimi, a cominciare da Dzeko, giocatore ex Roma, ex Manchester City. Poi Tadic, un altro giocatore molto molto interessante, poi Fred, che è il capitano, con Krunic compone la linea di centrocampo. In difesa abbiamo il buon Beccao con Giku, un altro giocatore molto interessante, e poi in panchina Bonucci, fresco giocatore del Fenerbahce, e insieme ad altri interessanti giocatori dal nome abbastanza impronunciabile. Tanti sono i giocatori di
origine turca, o comunque turchi che balicano, che bazzicano la formazione dei Fenerbahçe. L'ultime 5 partite, tutte vittorie, quindi occhio perché è la partitaccia. Per quanto riguarda le stazze, 82 l'attacco, 80 il centrocampo, la difesa 77, che sembrerebbe la parte un pochino più, come dire, più problematica. L'idea tattica, questa bisogna vederla perché insomma, il big match bisogna assolutamente vederlo. Abbiamo che cerca sempre di pressare alto per conquistare palla nella tre quarti avversaria. Scaltro è veloce, prova a sfruttare le transizioni per crearsi occasione dalla rete non appena recupera il possesso. Come ho detto prima, in difesa il giocatore chiave è Osai Samuel, davanti invece non c'è Dzeko, stranamente, comunque c'è Tadic e Szymański, non so se l'ho pronunciato bene, che è il trequartista, alle spalle di Dzeko. La statistica, vediamo un po' Dzeko quanti gol ha fatto, 8 gol su 11 presenze, 8 gol, ed è il bomber della formazione, anzi no, il bomber no, è questo giocatore che Irfan Can Kaveci, qua pronuncia, quindi che lui è il bomber, c'è un gol più di Edin Dzeko. Vabbè, comunque, giocatori ovviamente. Allora, noi l'obiettivo è quello di staccare un attimino questa formazione che oggettivamente ci sta. Ah, poi c'è. Noi invece giochiamo con il solito Martins dietro a Vinicius, che quindi ormai fa, se è lui la punta, ce ne abbiamo altre di 3 punte. Lui doveva essere la terza punta, la terza scelta, e invece diventa la prima perché per gioco forza. Quando rientrerà, ovviamente, il buon Depay, valuteremo se Depay farlo giocare al posto di Martins e mettere Martins davanti oppure confermare Vinicius, che comunque sta giocando molto bene. Abbiamo la squadra un pochino al burro. Manteniamo soprattutto i due difensori, Laporte e Demiral sono un po' al burro. Ziyech non mi sta molto piacendo, Zaha invece sì, però non abbiamo alternativa a Ziyech, quindi dobbiamo giocare così. Allora, non abbiamo visto chi è l'arbitro, ma vabbè, comunque l'arbitro è grande, ecco, bellissimo questa quadratura. I tifosi non sono ancora accorti, e sarà, diciamo, il leitmotiv del campionato. Sfida tra il Galatasaray e il Fenerbahçe, un po' come Inter-Juventus da noi praticamente, perché sono due squadre, le squadre più titolate, credo, del campionato turco, sicuramente il Galatasaray, ma anche il Fenerbahçe in questi ultimi periodi. Via, partiamo. Abbassiamo un po' l'audio del gioco, se no. Addio, si è approfittato. Bravo, bravissimo. Ricominciamo, dai, Torreira. Cook che è in grande rilancio, eh. Forza, Cook. Bravo. Martins che sta facendo un po' quello che nella realtà ha fatto l'anno scorso, quindi è sempre stato uno dei migliori. E Vinicius è supportato proprio da Martins. Poi abbiamo anche l'alternativa, ecco, bravissimo Kun, molto centrocampo, tutto una bella botta a centrocampo. Questa è la formazione con cui scendono in Noi campo. siamo reduci da una grande vittoria in campo internazionale contro il Manchester. E ho attenzione, attenzione, forza. Aio, aio, aio. Bravo. Bravissimo il suo scambio, Torreira. Dallo, Martens, sta solo. Vinicius. Non ce la faceva più Vinicius, è solo davanti al portiere. Peccato. Peccato veramente perché. Ma è l'abbiamo un po' stanco, un giocatore che. C'è tanto Zaniolo che scalpita in panchina. Vediamo se poi nel secondo tempo lo mettiamo al posto di Martens e facciamo fare la punta a Martens. Vediamo un po'. Perdono il pallone. C'è spazio per andare. Dio benedetto. Bella squadra questa. Sotto. Niente, non riusciamo. Cabeci.
Col truppiede di loro, Demirà anche lui a burro. Addio, addio, addio. Mamma mia, cosa ha preso Muslera. Mamma mia, che parata di Muslera. Grande Muslera, vai Vasquez. Di prima, ha salvato letteralmente il risultato. Bravo Ziyech. I complimenti dello stadio. Dagliela. Vini. Vinicius. Occhio a Mertens. Quattro in porta qui. No, che ciabattata di Mertens. Ziyech non ce la fa più, l'avevamo già visto, era un po' fuori forma. Ci lascia subito, entra l'ex Roma, Karsport, che non è un grande acquisto. Fino ad ora non è stato un grande acquisto, però insomma è voluto molto, in maniera molto decisa da parte del mister. Quindi lui subito sulla linea sulla bandierina per questo calcio d'angolo. Palla per Koke. Niente. Brutta gestione del pallone. Bella partita tra due squadre le più forti per ora del campionato. Interrompe, attenzione, vantaggio. Totò. È rimasta lì. È rimasta lì. Ancora da giocare. Finisce il primo tempo. Sul Ragazzi, il gioco lo stiamo facendo noi, ma non riusciamo a segnare. Ci manca proprio una punta da gol. Tra le altre cose, giochiamo con una punta sola. Quindi è vero che abbiamo Martes dietro, però. Allora, nel secondo tempo, facciamo un po' un cambio. Proviamo. Vinicius non ce la fa più. E quindi mettiamo Zaniolo. E poi io voglio Dembélé. Però mi dispiace perché Torriere sta giocando molto bene. E poi qui il difensore non ce la fa più. Dai Miral, lasciamo la porta che deve un attimino stringere i tempi. Vabbè, la porta deve stringere. Il giocatore che non ce la fa più. Ora magari vediamo chi ci si mette al suo posto. Anche lì dobbiamo metterci anche qualche difensore che sono non più giovanissimi. Aiò. Lo supera senza problemi. Può Tutto. contare sull'aiuto dei compagni. Hanno difeso bene, qui il tecnico può Vai, essere vai, d'aiuto. Carport, corri velocissimo. Possono ripartire, attenzione. Vai, Zaniolo. Tempo libero. Grande gol di Zaniolo, 1-0, gran gol, 1-0 questo big match. 1-0 per noi, grande gol, a giro nel 7, non poteva fare niente il portiere della formazione ospite. 1-0 dopo pochi minuti del secondo tempo, ma si vedeva, noi ci mancava solo gol bello anche qui. Karsdorp finalmente ha fatto qualcosa di interessante, solo davanti al portiere, qui ha provato il mezzo giro. 1-0 e gol di Zaniolo. Tra le altre cose, anche oltre a Gabriele, ma anche altri ragazzi della community in chat private mi hanno suggerito di far giocare, visto insomma la necessità di avere una punta, di far giocare Zaniolo e la coppia Zaniolo. Però io ovviamente insomma fino a gennaio lo possiamo anche fare. Addio, Colpo di testa che prima elemento pericoloso con Fred, piace tantissimo questo giocatore brasiliano della Fenerbahce. Bravo. Bravissimo. Vai, Koke. Cook. Attenzione, è una possibilità. No, che azione, ragazzi, bellissima. Ah, Il difensore è coinvolto in questo Torreira. Era una bellissima azione. Attenzione, attenzione. ma il grande protagonista è il portiere che ha impedito al pallone di entrare con un grande intervento. Bravo, Za. Lancialo. Bella azione, bella azione. Palla per Zaniolo. Ah, ci ha provato, ma ci ha rimbalzato. Sotto, sotto. Tadic. Tanto no, il giocatore di punta del Fenerbahce, Dzeko, non si sta facendo niente. Attenzione, oddio, oddio, Prova a girarsi. Si guarda intorno a caccia di oddio. Mamma opportunità. mia, cosa ha preso Muslera. Cosa ha preso Muslera? Non ce la fa più. E Dembélé sulla fascia. Ragazzi, questo giocatore lì fa tutto, può far tutto, può far tutto. Tanto entra. Chi è entrato per loro? Mi sembra che è entrato il bomber di loro. Tanto noi Dembélé
entra al posto Zaha, che a Zaha non ce la fa più nemmeno lui. Dobbiamo un po' ricorrere a ripari. C'è un allenamento specifico sul recupero delle forze. Occhio al traversone. Bravo. Vai, vai, Martens. C'è la possibilità del contropiede. Eccolo, vai, Gasport. Profondità. No, bellissimo sto gol qui. È stato altruista. È gol doppietta di Zaniolo. 2-0. E il Fenerbahce a casa. Prendi e porta a casa. 2-0 per noi. Grande, grande veramente. 2-0. Ragazzi, stacchiamo il Fenerbahce in classifica. Bella anche questo. Poteva tirare lui, invece tocchettino e al volo. Brand, bellissimo gol. Che esce, ce la fa più. Laporte, ce la fa più Laporte. Ha dato tutto, 2-0 ragazzi, gol doppietta di Zaniolo, è entrato nel secondo tempo e ha Tabecchi. Ah! Bravo nel saltare l'uomo, occhio al cross nel mezzo, evita guai. No, guarda Dembélé, che doppio passo, bellissimo. 30 secondi di gara, buono il pallone filtrante. Ah, ci ha provato a giro Zaniolo, peccato per la tripletta. Chi esce? Laporte. Ah, c'avevamo un altro difensore, me l'avevo dimenticato, ce l'avevamo in campo, in panchina. Ok, Laporte lascia il posto al compagno. Ma bella partita ragazzi, siamo nettamente superiori, nettamente superiori, 2-0. Qui Laporte esce, Amerik Laporte. Nella realtà Laporte si è letteralmente rotto le scatole del campionato arabo, che è stata una delusione per tanti, ed ha chiesto, non so poi se oggettivamente ci riuscirà, di rescindere il contratto milionario, ultra milionario, per ritornare a giocare in Europa. Palla per Zaniolo, può andarsene di velocità. Calcio di rigore. Calcio di rigore, calcio di rigore netto, netto. Calcio, espulso anche. Finisce male la formazione con Becao che viene espulso. Brutto, brutto fallo. Ragazzi, brutto fallo su Martens. Ma non mi ha rotto. Da là, da dietro, fallo da dietro. E brontola anche. Giusto, giusto calcio di rigore per noi. Chi batte? Facciamo battere a Dembélé. No, facciamo fare la tripletta. Facciamo fare la tripletta. Cambia giocatore. A Zaniolo. Può essere il gol che chiude la partita. 3-0. Tripletta di Zaniolo. Così si fa chiudere praticamente il bellezza, il match. 3 gol di Zaniolo, tripletta. E ovviamente l'italiano, voluto dal mister per diciamo così, doveva essere di fatto la riserva della riserva, invece poi con il destino vuole è tornato prepotentemente alla ribalta. Giocava nel Tottenham, l'abbiamo richiamato e gioca molto probabilmente, si è anche guadagnato la maglia da titolare. 3-0, abbiamo massacrato il Fenerbahce, vittoria netta sul campo con 3 gol di Zaniolo. Niccolò Zaniolo, che in realtà sapete è passato alla corte di Gasperini, quindi lo vedremo domani nella, credo, non so se giocherà nella finale contro il Real Madrid, la prima grande sfida della stagione, la coppa tra le vincenti delle coppe praticamente più importanti, la Champions del Real Madrid e il la UEFA Champions League, scusate, e l'altra competizione, l'Atalanta contro la formazione tedesca, mi stavo confondendo. Allora, intanto ci abbiamo un amichevole internazionale, sapete che il mister Allegri è stato anche convocato, quindi praticamente anche a livello internazionale è stato riconosciuto come un tecnico di sicuro affidamento e di sicuro affidamento, e la Repubblica Ceca punta su di lui, quindi ci stiamo preparando al campionato europeo e giochiamo alla Bombonera contro l'Argentina. Quindi sospendiamo un attimino il campionato e andiamo avanti con la formazione. Abbiamo 2 amichevoli, ho visto uno con l'Italia anche addirittura, ma lo vedremo poi giovedì. Allora, andiamoci a vedere, qui non ce n'è classifiche perché è una partita internazionale, abbiamo fatto le convocazioni, andiamoci a vedere la nazionale argentina con chi gioca.
Ha fatto un po' il mister, ha fatto parecchia, il mister argentino ha fatto parecchia pulizia, gioca col 4-3-3 di contenimento. Le stelle non ci sono, nel senso non c'è Lautaro, non c'è Messi, in panchina di Dybala e poi anche altri giocatori. C'è Nico Gonzalez, che secondo me è un grande giocatore, McAllister e Palacio sono i due centrocampisti, uno Palacios forse più di spinta, la punta centrale Simeone, quindi al posto di Lautaro, Montiel confermato, in porta Martinez, capitano, poi c'è Tagliafico, è pur sempre una grande nazionale, però ovviamente non ha, diciamo, la forza di quello che oggettivamente conosciamo. Comunque, noi giochiamo sulle ali, vediamo un po' chi è l'arbitro. L'arbitro è il signor Mathieu Mazzizzi, è nuvoloso, giochiamo alla Bombonera, quindi trasferta in Argentina per il nostro mister. Noi giochiamo con un po' come sta giocando ora il suo Galatasaray, un pochino più, non avendoci, diciamo, attaccanti di un certo tipo, a parte Schick, le due ali non sono come le ali del Galatasaray, quindi giochiamo un pochino più contenuti, però più o meno è questo. Zima il giocatore che torna in campo dal primo minuto e la punta, ovviamente. Il giocatore di punta è il nostro Schick, il capitano è Suchak. Ok, giochiamoci anche questa partita, 13 ottobre, in preparazione al campionato europeo, se non sbaglio. Ai giornali dei giorni scorsi. Quindi Mister Allegria ci avrà, se no, due gol nell'ultima partita, l'ultima partita di qualificazione agli europei, e quindi un mister a tutto tondo, quindi doppio ruolo, non è facile. L'ultimo in ordine di tempo è stato allenatore del Napoli e non mi ricordo qual era la nazionale, non la Repubblica Ceca, ma mi sembra di no, era la Cecoslovacchia, no, non ricordo chi era. Comunque Calzona, stavo parlando di Calzona, magari Gabriele che sa tutto dirà di che nazionale era. Tanto comunque chiudiamoci questa partita contro l'Argentina. Amichevoli, Pronto a raccontare le emozioni del match con me, come ovviamente servono a poco. È solo che noi in questa nostra carriera, che sarà un po' più lunga, noi ce la porteremo fino, poi vediamo un po'. è sempre un piacere Pierre essere qui in Aiò! conduzione, passa il Mamma mia, si è preso il portiere. difensore. Qui il portiere che dice di no. Bravo! Vai, 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 vai! Vai, Il CT della Kral! Nazionale si affida a questi 11. Partono con un 4-3-3 con i due esterni, ovviamente un po' più Fuorigioco, netto fuorigioco! la loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla difesa Tutto? centrale per concludere di McAllister è un altro giocatore interessante. Giocatore che ormai è un veterano della Premier. Non 4-3-3 il loro modulo so dove stanno, doveva andare via Dio. per attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro Bravo, l'altro Dudera. alla loro velocità. Veloce. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche Ah! grattacapo avversaria, Pierre. Dovranno È sempre punta spingere sola. più avanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Oh, addio. Nico Gonzalez Bravo. capisce tutto e ferma l'azione. Ecco uno dei protagonisti Vai, annunciati di Kral. questo match. La sua squadra punta davvero molto su di lui. I due gol messi a segno nell'ultima partita lo indicano ovviamente come il pericolo numero uno per la difesa di Ah! Napoli. Bella partita anche questa. Ovviamente la stagione è più lunga perché c'è la Champions, c'è la Coppa, c'è un po' tante cose, quindi alcune partite poi le Nico dovremo Gonzalez. gioco forza simulare perché altrimenti non riusciremo a finire la nostra carriera. Quindi quelle che verranno simulate saranno soprattutto, ah, ci hanno beccato il gol, peccato, 1-0 per l'Argentina. Saranno soprattutto le partite della nazionale, a meno che poi non arriveremo proprio al campionato europeo, non credo. Però, insomma, diciamo l'avventura anche per dare possibilità a livello Gol che merita di essere internazionale al mister di potersi confrontare anche con altre realtà. Abbiamo accettato la panchina. 1-0 per l'Argentina, intanto. Partita amichevole, giusto per provare. Bravo! Bellissimo questo tocco. avanti a sé. Argentina 2.0 ci sta letteralmente Gonzalez. massacrando. Ah! Esatto, Fuori. qui e regala la rimessa.
Ah, i Calister da tutte le parti, addio. E io. Meno male, eh. Salva la sua porta. Meno male. Addio. Entra coi tempi giusti sulla palla. Cos'era? Fuorigioco. Punizione. McAllister che gioca un po' alla maglia numero 10 di Bensi. Sul secondo palo. Intervento non semplice qui del difensore. Dagliela. Da di contropiede. Lozek. Ah! Che bene, ferma il passaggio. Si è fatto nemmeno un tiro in porta, eh. Gonzalez. Ci sarà un minuto di recupero. Alexis McAllister. Palacios. Palla in rete, trova il gol del più 2, vantaggio che comincia a passare. Lo so, è più forte, ragazzi. Palacios. L'Argentina è più forte, ovviamente, tra le altre cose è il campione del mondo, ha vinto la Coppa America per 2 anni di fila, se non sbaglio, per 2 competizioni di fila, no, 2 anni di fila. Quindi la squadra al momento, insieme alla Spagna, secondo me, più forte nel continente mondiale. Nel continente, sono tutta cazzata. Comunque, no, è la squadra più forte. Tanto Palacios ha segnato il gol ed è al momento il migliore in campo. Gestione squadra, siccome è amichevole, bisogna un po' provarli tutti. Allora, io direi Barak lo metterei al posto di Kral. E poi io c'ho anche lui, Sluk al posto di lui. Riprendi partita. Bisogna provarli. 2-0, ragazzi, siamo sotto 2-0. Prima sconfitta del mister in questa sua avventura. Per ora, eh. No, anche sfortunati. Che palo, trema sempre. Chic. Può segnare e rimettere tutto in discussione. Oh no, che errori, ragazzi. Che errori. Permettersi errori di questo tipo se vogliono recuperare dei due reti di... Ecco, Paolo Dybala in campo al posto di Giovanni Simeone. Quindi gioca il mister gioca con una punta leggerina davanti. Simone era un po' più corazzato, anche se non mi è mai piaciuto come giocatore, però insomma. Pressing sul portatore di Montiel. Alexis. Nico Gonzalez. Lui. C'è il vantaggio per l'Argentina. Boia, sei un colosso di Dybala. Dybala. Accetta il gol dalla distanza. Ha calciato con forza, ma il tiro è spilenco. Thomas Suchet. Allora è buono questo. Oh, questa è una bella azione. Bello questo gol qui. Finalmente 2-1. Bella questa azione. Bravo, bravo, bravo. Molto, molto bravo. Ci siamo. Mister qui, Sulk, bel gol di Sulk da 15 metri esce, Schick non ce la fa più, però ha fatto una sponda qui per liberare il trequartista. 2-1, ci siamo in partita, comunque, vada come vada, la partita finisce. Addio del Gonzalez, velocissimo. Io. Ecco Dybala. Tiro murato, palla ancora. Mamma mia, che palo, chi esce? Sì, ma anche un pizzico di precisione. Pablo Maffeo entra al posto di Montiel. Ah! Recupera palla, interrompe l'azione. Che lancio. Occhio Alexis McAllister.
Pallone profondo, pericoloso. Bravo. Ma noi abbiamo un buon portiere. Quanti cambi c'è? 18. 18 cambi ci sono. Si cambia un po' tutto. D'altra parte, le amichevoli servono a queste, eh. Tutto. Intervento Vai, fondamentale. vai veloce. Vai, Avel. Guarda te. Ha spazio lungo la fascia. Ah, Si si trova buon è posizionamento attorcigliato. per la difesa. Addio. Possibilità per il contropiede. Sale Ocampos. Buona qui la copertura della difesa. Cerni. Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti con un gol che divide. Ma inserisciti. Vince 1 contro 1. Occhio al 2-2 al 90esimo, 2-2, abbiamo recuperato anche questa partita. Che madonna, secondo tempo strepitoso. L'Argentina si è letteralmente sgonfiata con bellissimo sto gol di Sidek. Beh, 2-2, ragazzi, 2-2 alla bombonera. Mister Allegria ancora in evidenza. Lo ritroveremo sicuramente anche in FC25. Continueremo la sua avventura. Che gol, 2-2, gran reazione della formazione. Attenzione che ora c'è l'Argentina che è letteralmente delusa da questo risultato. Sotto, sotto. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. Bravo, finita. Peccato, è andato via molto bene, è andato via. Ragazzi, 2-2, non si esce indenni anche dalla bomba. I tifosi lì dell'Argentina. 2-0 al primo tempo, 2-2, grande reazione della squadra di Mister Allegria. Si vede molto l'impronta del coach. Una partita 2-2, rivolta. bella partita, bella partita. Il migliore in campo è Palacios? Effettivamente ha fatto parecchio. Ovviamente giocavamo contro l'Argentina 2.0, tanti giocatori importanti non c'erano, però insomma, comunque. Usciamo indenni, noi avevamo la formazione titolare sostanzialmente 2-2. Abbiamo fatto gol al 64esimo, all'87esimo, ho sbagliato, non al 90esimo. Grande prestazione della formazione. Andiamo avanti. Qui ci sono tutte le partite amichevoli. Allora, vediamo un po'. Ah, giochiamo contro l'Italia, quindi giovedì, ragazzi, giochiamo contro l'Italia. Ce la giochiamo questa, non la simuliamo, ce la giochiamo contro l'Italia. Si gioca in casa nostra, contro allo Stadium Nether, ancora amichevole internazionale, proprio per prepararsi un po' alle varie competizioni. Io direi di chiudere qui, intanto devo vedere però la classifica del campionato. Allora, dunque, noi ovviamente battendo il Fenerbahce l'abbiamo staccato in classifica e siamo in testa con 32 punti. In virtù di 10 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, 30 gol fatti, anzi 33 gol fatti e 4 solo subiti. Siamo la migliore squadra in assoluto del campionato turco. Segue il Fenerbahce con 29, poi il Beşiktaş, un'altra squadra importante che è a quota 23 e poi tutte le altre. Quindi abbiamo già fatto un solco per quanto riguarda le altre squadre. In fondo vediamo un po' anche se squadre di fondo non si conoscono. Comunque c'è l'Istanbulspor che ha soli 2 punti, quindi ci sono circa 30 punti tra noi e loro. E poi il Gaziantep, ovviamente non ci sono retrocessioni perché la licenza di FC ce l'ha solo per il campionato principale, la Super League turca. Quindi però noi diciamo la nostra simulazione, le ultime tre saranno le tre retrocesse. Al momento sono il Pentinspor, il Gaziantep e l'Istanbulspor. Ragazzi, io direi di chiudere qui. Come sempre vi chiedo di commentare, come sempre vi chiedo di mettere un like, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. Noi ci vediamo giovedì con un nuovo episodio della carriera. Questi mesi di agosto è l'unica serie che non ha interruzioni. Sapete, ne abbiamo due di serie, questa e quella con al momento di Tomb Raider, ma Tomb Raider non so se domani sarà
diciamo presente con un episodio, se non sarà domani sarà quello di venerdì, comunque una in queste settimane calde solo un episodio di Tomb Raider, mentre la carriera va avanti con due episodi alla settimana come sempre, e poi la settimana prossima si farà un debutto con una nuova serie, un retro come vi avevo già anticipato, e vediamo però che cosa. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, ciao.